Incontriamo il presidente di Uncem Calabria, Vincenzo Mazzei, con il quale spesso facciamo un po' il punto della situazione, presidente, per quanto riguarda le problematiche, i ritardi che affrontiamo e che scontiamo in questa regione. Oggi incontrerete il presidente della Giunta regionale Oliverio. Qualche mese fa è stata approvata la strategia regionale per le aree interne. Presidente, che cosa è cambiato? Ma è cambiato che questa nuova giunta regionale ha dato un impulso notevole ad una problematica che riguarda l'utilizzo dei fondi europei relativamente alla strategia per le aree interne. È la prima volta che questi territori, quelli montani in particolare, rientrano all'interno della programmazione europea, per cui si tratta di un fatto di notevole importanza. A dire il vero, la nostra regione ha segnato ritardi per quanto riguarda l'individuazione di un'area campione da inserire nel programma nazionale. Grazie all'impulso che ha dato il presidente Oliverio, questi ritardi sono stati colmati, è stata individuata l'area da inserire nel progetto nazionale, così come è stato approvato un piano per quanto riguarda la strategia regionale. Sono state individuate 10 zone e stanziati ben 200 milioni di euro che rappresentano un impegno consistente per la valorizzazione di questi territori. Con l'onorevole Enrico Borghi parliamo dell'intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole e l'Uncem per le politiche di sviluppo delle aree montane e l'uso di fondi europei. Lei, onorevole Borghi, lo definiva un passo importante nelle relazioni tra sistema degli enti locali, montani ed il governo. Sì, noi abbiamo bisogno di lavorare per spendere le risorse che ci vengono messe a disposizione. Il nostro paese purtroppo sotto questo profilo non brilla di capacità attuativa e abbiamo analizzato a livello nazionale le motivazioni per le quali alla fine della programmazione recente non siamo riusciti a implementare tutto ciò che si doveva spendere, e una delle motivazioni risiede nel fatto che non c'è sufficiente collegamento tra i livelli locali, regionali e nazionali. Quindi questo provvedimento consente di mettere in rete gli attori locali in un processo peraltro di riforma e di trasformazione come stanno avvenendo, e che può consentire la creazione della cosiddetta rete rurale nazionale, nella quale le autonomie locali debitamente aggregate siano in grado di esprimere quella capacità di programmazione per poter spendere queste importanti risorse che abbiamo conquistato a livello europeo, introducendo peraltro per la prima volta la specificità dei territori montani nel quadro della programmazione comunitaria, e che oggi in questa logica hanno bisogno di una capacità realizzatrice. È il momento di alzare la voce affinché queste potenzialità di sviluppo possano finalmente essere espresse a pieno. Certo, un ringraziamento particolare al governatore Oliverio, che è molto attento allo sviluppo delle aree interne, e voglio ringraziare anche l'onorevole Enrico Borghi, il presidente Uncem Calabria, Vincenzo Mazzei, per la presenza, per questo dibattito dalle sfaccettature molteplici, quindi diversi punti di vista, ma con un obiettivo comune che è quello dello sviluppo dell'entroterra, delle aree interne. Il presidente Oliverio ha capito che lo sviluppo delle aree interne rappresenta lo sviluppo dell'intera Calabria. Se si guarda infatti il rapporto Svimez del 2013, che ha rielaborato quelli che sono i dati Istat, si nota come più del 50% della popolazione calabrese, quindi più di 1 milione di cittadini calabresi, vivono nelle aree interne. Quindi si capisce che lo sviluppo delle aree interne rappresenta lo sviluppo dell'intera regione Calabria, e il fatto che il presidente se lo sia è commesso al primo punto in agenda, il fatto che per la quinta volta, comunque anche a livello simbolico, venga a Zagarise, in un paese dell'entroterra, per iniziative che vanno verso questa direzione, dimostrano e sottolineano una sensibilità particolare di questo governatore, di questa giunta, volta davvero allo sviluppo dell'intero dell'entroterra della regione Calabria.